Scusa, io adesso. Io voglio bene al gioco, però, no? Ma mi puoi mai mettere un 1690 in squadra contro due player dell'RLCS? Che poi non è che loro sono bassi, 1740 e 1780. Cioè, non stai parlando. Io trovo un 1690 in squadra che non c'entra un cazzo. Che cazzo è? Che cos'è oggi? Un'altra volta due RLCS contro con uno che. Vabbè, prima avevo quello abbastanza altino e ci sta. Ora ho un Trimone Ball Chaser. E vabbè, lascia, lascia, levati da sti cazzo di coglioni, pure tu, mamma mia, ma che è oggi? Sono Ball Chaser, trovo, che cazzo? Vaffanculo, magari è un fenomeno, già abbiamo constatato che non lo è, vaffanculo a te, sordo. Ce l'abbiamo constatato, mi dispiace. Per un attimo ci ho sperato anch'io, ma la prima azione ho capito. Vaffanculo, Kerian. Il compagno Ball Chaser però fino a un certo punto Ball Chaser. Ball Chaser nei confronti degli avversari, non mi. Cioè la palla la devi dare agli avversari, non a me. Quello è. Vedi? C'hai il cazzo! Pii! Che stavo per dire una cosa bruttissima all'inizio. C'hai il. Non volevo dire cazzo. Però mi sono. Vabbè. Qualcuno avrà capito. Il cane, volevo dire il cane. Ho sbagliato. Ah! Dario Greggio, bilai, qua non ho sbagliato io. Che cazzo di sfiga sti rimbalzi. Vabbè, dai, non è un problema. Destra. Lascio la palla al mio mate. No. Meno male. Prego, non fare danni. Se mi fotti, cioè, se mi fotti il boost è un coglione, ok. Non mi veniva a pushare, dai, non mi rompere il cazzo! Fammi giocare! Tira! Quasi! Piglia in drocchio! Ma fanculo, lui! A te a sei giocato di merda! Madonna mia, che cosa sei! Mamma cosa sei! Mamma mia, oh mate, mannaggia fesse sordo! Vieni qua, t'addormi! Non ci andare, non ci andare, non ci andare, non ci andare! Mi aiuti! Perché la gente. Basta, non ci andare più, basta, basta. Basta, basta. Non ti girare, basta. Basta, basta, basta. Torna dietro, basta andare sulla palla. Basta, fammi giocare. Niente, oh, non ce la fa questo. Non ce la fa proprio. Non. Guarda, si gira in continuazione. Su tutti i palloni, sta sempre lui. Guarda, basta, basta. Mi fai giocare? Oppure. Ma mi dispiace cosa? Mi dispiace! Ma non sta facendo niente! Ha fatto pure autogol! Ha fatto pure autogol perché l'ha presa lui! L'ha presa lui! Basta! Mamma mia, raga! Impossibile con sto scemo! E perdi pure il kickoff, e Cristo! Una cosa decente la puoi fare o no? Quando vuoi. Vai, bravo. Cioè, capì, pure autogol, non è che vedi, almeno la stava parando, ha fatto autogol. Direttamente. Ha preferito così. Facciamo perdere, va. Posso andare a prendere il boost da 100, vediamo se riesco a toglierti sta palla. Guarda, l'ho visto avvicinarsi, mi aspettavo il peggio. Tanto non la riesce manco ad alzare. Raga, è un mostro. Non ho boost. C'ho 22, devo conservarlo per forza. Andiamo a fagioli. Tutto in mezzo. Vediamo se segna. Piano. Questo è un gran contenuto, però insomma. Contenuto non proprio grandissimo. Viste le scarse condizioni in cui sto giocando, però vabbè. Diciamo che poteva essere un bel contenuto, invece è diventato un contenuto di merda. Tanto sbaglia pure questo, sbaglia. Figurati tu. Tanto questo spawna pure qua perché è sculato. No? Ok, open. Bravo mate, dai, bel passaggio, bel tiro. Dai, we can do it. Carichiamolo. Faccina sorridente. Ringrazio tutto a fine game. Tranquilli ragazzi, ringrazio tutto a fine game. Non mi fate laggare, mannaggia la miseria. Ok, guardate come si fa. Si fa uno. Poi si fa due. No, volevo fare il doppio reset, non l'ho preso. Ok, in teoria se anticipi. Girati, campione. Ok.
va bene, pure se va mid non è un problema, comunque ha difeso bene, dai. Buono, prova a fare il doppio salto, meno male, meno male, meno male. Il boost, ma che culo! Ma per favore, l'ha presa malissimo, secondo me non l'ha fatta apposta. Non era mai voluto, ma proprio mai. Sono più che convinto che non era mai voluto. Allora, ringrazio tutto a fine game, tranquilli. Non mi pushare, ti prego. Non ci andava, babà, cretino! Me la stavo gestendo così bene. Me la stavo gestendo così bene, me la stavo gestendo da solo. Me la stavo gestendo così bene da solo, me la stavo gestendo. Ero 1v1. NT cosa? Sto per dire cose bannabili. Quando vincete scrivete GG, pro player di merda. Questa la metto lo stesso. Dovete capire che anche a questi rank ci sono i coglioni, gli scarsoni, e che i pro player scrivono GG solo quando vincono. Manco sempre. La carica di... Oddio! Ops, abbiamo un campione europeo in squadra. Quanto è quotato che ci flamma? Io non vorrei scommettere. Non vorrei scommettere, ma secondo me ci flamma tantissimo. Ok. Monkey Moon, buono, situazione ottimale, raga. Bel contenuti, ora siamo contro due bestie. Resers era anche 2300 MMR la scorsa stagione. Quindi, onesto, questa non è la lobby per me. Io glielo vorrei dire a Monkey, però vabbè. Infatti stavo per rovinare il contenuto col maestro. Però posso dire come scusante che io gioco 84 fps sdraiato, mentre Monkey Moon giocherà... Cazzo di parata ho fatto? Giocherà full turbante con 320 fps, quindi posso avere questa scusa. Resettino. Lo so fare meglio il reset comunque. Lo anticipo sicuro. Lascia Monkey. Bravissimo. Ti è sacrificato per bene, dai. Guarda come sono forte. Guarda come sono forte, va. Peicone. Bampiamo. Sto per bampare Monkey Moon, non sia mai. Dici solo 320 fps, ne farà 550. Con un bel monitor da 800 Hz, che dici? Ma il mio monitor è anche buono perché ha 270 Hz, il problema sono gli FPS. Ops. Ah, non mi tagliare, calma, vado a prendere solo il boost. Bel pre-jump qua. Cazzo mio. Forza Benevento, ci siamo. Ehi! Ci sta. Tra l'altro la scorsa stagione era tipo primo al mondo... Ah, solo in 2v2 era prima al mondo, Monkey Moon. Beh, però buttalo via, prima al mondo in 2v2. L'ha finita la season, è fortissimo Monkey Moon in 2v2. Peccato che ha qua rip la messa mid. Allora, vado io. Provo a fare un kick off a sinistra. Quando va bene. Olè. No, questo è fuori. Non posso fare un cazzo. Ah, mo mi scrive tipo tira, sicuro. Ma io non ci capisco un cazzo in sta lobby, raga. Cioè, è troppo alta per me. E meno male, andrà bene lo stesso, va. L'avevo mezzo tagliato, ma stavo io... No, forse adesso sì. Ho tagliato, perché io stavo coprendo. Però mi stavo avvicinando verso il centro e c'era lui lì. Che palle. Allora. Io l'ho detto, mi è piaciuto come gioca. È fortissimo, però non mi ci trovo proprio. Con lui e manco con Khalid. Ogni volta che incontro lui o Khalid in squadra, perdiamo sempre. E mi becco sempre le flammate. Ma perché non mi ci trovo a giocare con loro? Non lo so. Che non sono velocissimi, capito? Non lo capisco. Contro di me sembrano velocissimi, ma con me non li vedo così veloci. Sono forti, ma non veloci da ball chaser. Capito? Io voglio un ball chaser in squadra. È bellissimo ball chaser in 2v2. Contenuto direi di sì, minchia. Cioè, insomma, questo era un taglio degno di... Come si chiama quello che c'avevo prima in squadra? Ma non votava per abbandonare sul 2-0, dai. Mi ha tagliato come quell'altro, come si chiamava quel coglione che c'avevo in squadra prima? Il taglio alla iaia. Un taglio clamoroso. Allora, vediamo un po'. Sinistra. Perfetto. Dimmi che è gol. Oh la madò. Vabbè, lascio lì tanto ritaglia, lo sapevo. Che rigirava là. Può aspettare Iser che la butti in mid. Questo è bruttissimo come rimbalzo. Infatti non posso fare un cazzo da qui. Meno male dai open. Ah, brutto tiro. Che culo. E ha detto, tanto non mi ringrazierà mai perché è un figlio di puttana questo. Questo è un figlio di puttana. Ho scritto pure bel tiro, sono un cretino. No. Manco gli auguri si merda, sto scemo. Francese se la tira, manco fosse Gesù Cristo. Tutto blocco altri 5-6 anni e poi devi andare a lavorare veramente.
Pure io. Però almeno non sono stronzo io. Vai, Monkey Moon. Fatto sta sega. Godo! Quit! Mo, giuro, vorrei votare per abbandonare, sto cretino ignorante. Cazzo voti per abbandonare? Che c'hai il King di Benevento in squadra, non mi rompere i coglioni. Dai, su. Boh. Sto scemo. Guarda, mo sul 3-2 vorrei votare, te lo giuro. Vota su sto cazzo. Mi sento troppo superiore, capi? Sto face. Palla in testa. Palla in testa dai beneventani, palla in testa. Dai, su, Reset, dove vai tu? Vorresti saltarmi? Vaffanculo, guarda che bump che ti faccio. No. Adesso voto. Spero che voti, sinceramente. Kemo, non voti? Kemo, non voti più per abbandonare adesso? Non voti, com'è? Hai cambiato idea sul votare? Ha cambiato idea, forse, ragazzi. Non lo so. Ce l'ho. Questo è easy. Faccio una finta, tanto non ci vado. Il sabato ringrazio a fine game come sempre, visto che è un altro contenutone. Tra l'altro mi sudano pure le mani, mi stanno sudando, porco due. Sto di canto. Però del pinch. Non rimbalzare esterno, bastardo di rimbalzo. Ho zero. Ok, però vale che l'ha presa lui. Poi ho fatto proprio una cagata. Bravo. E la alzi, giusto? Godo come un porco. Noi non lo flammo, raga, ho semplicemente votato per abbandonare, perché lui ha votato per abbandonare sul 2-0, mi sembra ovvio. Senza cattiveria proprio. Figurati. Non sono stato cattivo, sennò avrei scritto ciò che penso veramente di lui. Vediamo un po', qua lo fermano sicuro. No, non c'è reset, rip. Vabbè dai, bella partita comunque, mi è piaciuta. Veramente è stato divertente stare con l'ansia che mi flammasse. Cioè, più con l'ansia con la... Speravo mi flammasse da una parte perché sarebbe stato ancora più contenuto. Vabbè dai, mi accontento. Niente, lo scrive Gio. E niente, ovviamente. Non sia mai se scomodasse a premere due bottoni su un telecomando. Non sia mai. E per finire, la radice di 477 fa 21,8.